Telekomunikacja Polska. Da questa parte ci sono i tedeschi! I russi! Di qua ci sono i russi! Fermi! Dove andate? Tornate indietro! Di qua ci sono i russi! Conosce Anna? Dove sta andando? A cercare mio marito. Dove sono? Ma non lo sa. L'esercito sovietico ci ha attaccati stamani all'alba. Mio marito mi ha ordinato di tornare subito a Cracovia. Venga con me. La prego, Anna. Mio marito sa bene quello che dice. Signora, lui sa andare. Che mandandoci lì saremo al sicuro. Non può mettere in pericolo la sua vita e quella di sua figlia. La prego, sia ragionevole. Signora, dobbiamo andare. Coraggio, allora. Ti ho detto che non devi allontanarti da me. È solo, guarda, ha paura. Portiamolo con noi. Amore, non è possibile. Sicuramente aspetta il padrone. Vieni.
Signore, mi scusi. Sa dirmi dove si trova l'ottavo reggimento degli Ulani di Cracovia? Figliola, non c'è più nessun reggimento. Neanche gli ufficiali e i comandanti. Davanti alla chiesa hanno allestito un ospedale. Provi a chiedere lì, forse sanno qualcosa. Non lo so, andiamo a vedere. Ego ti absolvo, a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Mamma, il cappotto! Che cappotto? Di Babbo, è il suo! È il nastro azzurro, lo riconosco! Ego ti absolvo, a peccatis tuis. Tienilo. In nomine Patris, et Filii. Et Spiritus Sancti. Cittadini! Che succede? Trasmettono il messaggio del presidente. Il messaggio del presidente! Coraggio, venite, venite! Respingendo eroicamente fino a oggi l'urto delle incomparabilmente maggiori forze tedesche, il vicino russo invadeva le nostre terre, violando gli accordi e le regole eterne della moralità. Varsave cantalizze, polsegnet. Ma chi è? Molotov, il ministro degli esteri sovietico. I sovietici ormai sono ovunque. Lei sa dove sono i nostri ufficiali? Gli ufficiali? I prigionieri, alla stazione, se ci sono ancora. Ho sentito che stamani volevano portarli in Unione Sovietica. Grazie, Nika, presto andiamo. Può lasciare la bambina, se vuole. No, voglio venire con te, mamma. Amore, aspetta qui, vado a prendere tuo padretto. Le do un'altra bicicletta. Tenga, prenda anche questo per suo marito. Sì, grazie. Jegos. Grazie, Nika, torno subito. Accompagna la signora. E lascia alla stazione la bicicletta, sì. Capito? 17 settembre 1939. La notizia dell'invasione bolscevica è confermata. Siamo circondati da carri armati sovietici. Abbiamo deposto le armi. Ci considerano prigionieri di guerra, anche se con loro non c'è mai stata nessuna guerra. Hanno diviso gli ufficiali dal resto dei soldati che hanno rimandato a casa. Noi ufficiali siamo stati trattenuti. Come potrò, io annoterò qualcosa. Così nel caso in cui dovessi morire e non tornare più, possiate almeno sapere quello che ci è accaduto, se questo taccuino giungerà mai a voi. Ci vogliono dividere. Un momento, scusami. Che fai? Ho deciso di scrivere tutto quello che succede qui, giorno per giorno. I tedeschi prendono i nostri soldati e i sovietici noi ufficiali. Che differenza fa, Jeji? La prigionia è prigionia. Nessun onore agli ufficiali. La cosa non mi piace. Sarebbe a dire? Mosca non ha firmato la Convenzione di Ginevra. Quanto pensi che durerà la loro amicizia?
Hitler ha annunciato un Reich di 1000 anni. Il comunismo non ha posto limiti, quindi... Приветствую представителей доблестной германской армии, старший лейтенант НКВД Козлов. Оберлейтенант Райхенберга. Se ci va bene, 1000 anni. Il senso dell'umorismo non ti ha abbandonato. Il buon senso non mi ha abbandonato. L'alleanza tra sovietici e tedeschi non reggerà neanche un anno, e questo vuol dire che avranno bisogno di noi, e molto. Tu dici? Anna? Dove? È tua moglie. Anna è a Cracovia. Anna, che fai qui? Perché non sei a Cracovia? Dov'è Nika? Angie, pensavo di non rivederti più. Dov'è Nika? Alla chiesa, ci sta aspettando. Non capisco, quale chiesa? Di quale chiesa parli? È qui vicino. Ho un'altra bicicletta per te. Devi toglierti questa uniforme. Anna, non ci sono controlli, Anna, sono passata senza problemi. È impossibile, lo sai. Voglio che tu rimanga con noi. Che ti prenda cura di me, di nostra figlia Nika. Anna, ascoltami. Tu sei mia moglie. Sei la moglie di un ufficiale polacco. Quello che mi chiedi non è ragionevole. Perdonami. Non mi puoi parlare così. Ho attraversato la Polonia per te e questo non è ragionevole. Anna, io ho giurato fedeltà alla mia uniforme. Tu hai giurato fedeltà a me. Davanti a Dio. Finché morte non ci separi, l'hai dimenticato. È vero, ho giurato. Tu non ci ami più. Anna, per l'amor di Dio, calmati. Amore mio. Ti prego, Ange. Non разговаривать, пляна. Andrà tutto bene. Babbo! Babbo! Nika. Non andare via. Prendila. Prendila. Vieni, amore. Abbiate cura di voi. Non credi che sia migliore quella blu, Jan?
No, grazie, grazie, mia cara. Pensavo che stessi lavorando. Ho ritrovato questo vecchio articolo di giornale con la foto di Angie, quando divenne il più giovane capitano dell'esercito. Nostro figlio è vivo, prigioniero, ma è vivo. Grazie. Parlerai oggi, caro? Oggi no. Ci hanno chiamati solo per ascoltare la lezione di quell'ufficiale delle SS, Müller. Müller, sì, Müller. Hai bisogno di una giacca nuova. Müller. Dottor Müller. Ha qualche titolo accademico, questo Müller? Sì, ha usato il titolo di consigliere governativo della polizia, dottor Müller. Jan, non hai voglia di andare? No, ma è necessario che vada. Dobbiamo esserci tutti. Non possiamo lasciare il rettore da solo. I tedeschi devono vedere che noi siamo tutti uniti e in gioco il futuro della nostra università. Sì. Buongiorno. 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 Buongiorno, buongiorno, rettore. Buongiorno. Accomodiamoci. Sta per arrivare. Buongiorno. 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 Miei signori, la vostra decisione di riaprire l'università, di tenere seminari, lezioni ed esami senza neanche interpellarci, e quindi di riprendere la vostra attività scientifica senza il nostro consenso, prova che non avete alcuna idea della situazione in cui vi trovate. Tale comportamento è un chiaro e volontario atto di ostilità verso la Germania. È infatti risaputo che da sempre l'Università di Cracovia è il centro della lotta scientifico-culturale contro la Germania e quindi il centro della propaganda antitedesca. L'università oggi chiude. Siete tutti in arresto e verrete condotti in un campo di lavoro. Avrete così modo di riflettere sul vostro comportamento. Chiedo scusa. Da ora qualsiasi discussione è superflua. Dottor Müller, a nome dell'università e del senato accademico protesto fermamente. Ripeto, da questo momento tutti i commenti sono interdetti. Chi si oppone verrà subito giustiziato. Signor rettore, se la posso pregare? Ufficiali, comandanti, tutti. Cos'è per voi questo? Io lo chiamo in un solo modo, tradimento. Ah, è facile giudicare quando non si era lì a combattere. E come potevo combattere se non mi avete dato le armi? La situazione non la esime dal rispetto delle norme del regolamento, dunque misuri il linguaggio. Loro decidevano e ci hanno abbandonati, è tradimento. Tenente, questa è propaganda sovietica. E la verità è diversa.
La verità, la cerca in Romania dove è fuggito il nostro valoroso maresciallo Regis Migue. E secondo lei, capitano, di chi è la colpa se non eravamo pronti alla guerra? I responsabili della disfatta di settembre. Li decreterà la storia. Le sue sono belle parole imparate a memoria, ma io non smetterò di pensare solo perché ho meno stelle di lei. Sono un ingegnere, progetto aerei. Lei non merita di stare nell'esercito, è un onore indossare questo uniforme. L'uniforme polacca. Basta parlare di onore, preferisco combattere. Signori, smettetela di litigare. E poi proprio qui, davanti ai sovietici. Combatteremo. La guerra non è finita. Noi siamo già tutti morti. Si calmi, tenente. Provi a trovare conforto con questo. L'Armata Rossa è la vostra unica amica, la vostra unica alleata, l'unica pronta a difendervi. La vostra resistenza è inutile. La grande Armata Rossa sovietica libererà la nazione polacca. Solo l'Armata Rossa potrà mettere fine a questa tragica guerra. Solo grazie all'Armata Rossa sovietica potrete tornare a vivere in pace nelle vostre case. L'Armata Rossa è vostra amica, la vostra unica alleata, l'unica pronta a difendervi. L'Armata Rossa sovietica libererà la nazione polacca. Solo l'Armata Rossa potrà mettere fine a questa tragica... Dove? Si può avere un po' di silenzio? Bambina, per favore, non si può lavorare. Nome? Anna. Moglie di capitano di cavalleria dell'esercito polacco, nata a Cracovia nel 1910, una figlia, giusto, sì. Veronica. Tutto a posto. Dunque che vuole, cittadina? Ho già presentato due volte la domanda per andare in Polonia, cioè nel governatorato generale, per raggiungere la mia famiglia. Sì, è scritto qui. E due volte vi abbiamo risposto di no. E ora? Ho ripresentato la domanda. Respinta. Prossimo. Prima della guerra abitava a Cracovia, che adesso è governatorato generale. Lì c'è la mia famiglia. È cittadina del governatorato generale, puoi farla andare. No. Lasciatemi tornare a Cracovia, vi prego. Lei ovviamente potrà tornare a Cracovia, ma per ora non può allontanarsi. Qui c'è scritto chiaramente che suo marito è nostro prigioniero. Non vuole aspettare suo marito. Non si comporta da brava moglie. Esce di prigione e nessuno lo aspetta. Nome. Dov'è Eva? Eva? È in cortile, ad aspettare la prima stella. Voleva guardare dalla finestra, ma non gliel'ho permesso, c'è il coprifuoco. Stasha, dov'è il piatto per l'ospite a sorpresa? Eccolo, è quello che ho appena messo. Questo è per il generale.
Generale, la prima stella in cielo è comparsa. La ringrazio, tenente. Signori, sicuramente tra un anno accanto ai nostri cari ricorderemo questa brutta situazione ridendoci sopra. Nessuno di noi ha mai pensato che il nostro impegno ci avrebbe portato solo a facili vittorie. Il destino del soldato prevede anche la sconfitta e la prigionia, come il ritorno a casa e poi ancora una nuova battaglia. Le armi non si depongono di fronte al nemico, ma di fronte a se stessi. E dunque solo da voi dipende se essere soldati oppure vinti. Voglio rivolgermi a coloro che non sono militari di professione e che si trovano a condividere il nostro destino. Io vedo qui scienziati, professori, ingegneri, giuristi. Vedo anche pittori. Vi chiedo di resistere, perché senza di voi non ci sarà una Polonia libera. Il nostro compito da soldati è quello di riportare la Polonia sulla mappa dell'Europa. Ma voi, insieme a noi, in Europa, quella Polonia, dovrete ricostruirla. Auguro a voi e a me stesso di tornare tutti sani e salvi a casa e di poter tutti, quanto prima, riabbracciare i nostri cari. Bóg się rodzi. Moc truchleje, a niebiosów obrażony. Ogień szepnie, blask ciemnieje, a granice nieskończony. Zradzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a chciałem się stało i mieszkało między nami. Non so se ci lasceranno mai andare. Potrete fermarvi qui da noi per il tempo necessario. Tadeusz per ora rimarrà al sicuro dagli zii a Miekuf e Kazimierz è a Starobielsk. Ho portato samovar. Questa è buona medicina. Può aiutare. La ringrazio. Anna, può venire da me? Va, va, mi occupo io della bambina. Si accomodi. Te, purtroppo, ormai sarà freddo. La prego, Anna, mi ascolti. Però non mi fraintenda. Il suo destino e quello di sua sorella mi stanno molto a cuore. Capitano, la prego, ne abbiamo già parlato. Le ho già spiegato che è assolutamente impossibile. Sì, ma le circostanze sono cambiate. Lei forse ha creduto che dicendomi sì io poi avrei approfittato della situazione, ma sto per partire per il fronte finlandese e lì non è come dicono alla radio. Ho la sensazione che non tornerò. Non dica così. La prego, lei questo non può saperlo. Nessuno può. Io posso. A volte sappiamo cose che non dovremmo sapere. Anna, senta,
Se mi sposa subito, senza alcuna implicazione, per tutto il tempo che vivrò, e anche dopo che sarò morto per lei, in qualità di moglie di ufficiale di Armata Rossa, sarà più facile salvare se stessa e suo figlio. La prego, capitano. Io sono già sposata. Non posso sposarla. In quanto moglie di ufficiale polacco, lei oggi è praticamente una donna morta. In quanto moglie di un ufficiale polacco, io ho già un marito. Sono tutti morti. Fandoni. Ho una lettera di Angel, mi ha scritto. È vivo e tornerà. Anna. Io non pretendo di meritare la sua fiducia, ma abitiamo sotto stesso tetto e non sto facendo questo per me. Le sto per dire qualcosa di cui non mi sarebbe permesso parlare. Le mogli di ufficiali polacchi saranno le prime. Allora non sono riuscito a salvare mia famiglia. Adesso vorrei salvare lei e sua figlia. La prego, Anna. Si fidi di me. Возьми двоих. Есть. Пойдем быстро. Дио, мне фильм. Это Вельжбета Александровна. Sí. Рожденная в 1909 году в Кракове. Sí. Жена офицера армии польской Казимежа Игнатьевича. Sí. Собирайте вещи. Что случилось? Пожар? Что вы здесь делаете? А вы? Здравия желаю, товарищ капитан. Я здесь живу. А мы приехали арестовать... Кого? Кого вы приехали арестовать? Меня? Никак нет. Вот бумага. Анна Александровна, рожденная 2 мая. 2019 года, жена польского офицера Анже и их дочь Вероника. Здесь такая не живет. Как не живет? Так, не живет. Но с прошлого года здесь живу я один. Значит, опоздали? Думаю, да. Поищите в другом месте. Поищем. Поищем. Почему девочка плачет? Не плачь, ты что, к папе не хочешь? Ну пойдемте, пойдемте, быстрее, пойдемте. Не волнуйтесь, так вы же к мужу едете. Thank you.
Mica, tesoro. Sono stata zitta zitta, mammina. Sì, lo so, amore. Sei stata brava. Спасибо. Dovete andarvene. Presto torneranno. Oh, grazie. Il comando supremo dell'esercito tedesco comunica. La situazione nei pressi di Narvik non ha finora subito alcun cambiamento. L'eroica flotta aerea tedesca ha attaccato le colonne britanniche con bombe e raffiche di mitraglia, disperdendo così l'infame nemico. Si è ringraziato il cielo. Siete vive. Sei contenta che abiteremo qui con te, nonna? Sono contenta. Sono contenta. Tesoro della nonna. Ce l'hai tu le bambole? Io non ho avuto figlie femmine. Ma ho questo, l'orsacchiotto di tuo padre. Al confine è stato terribile. Il momento peggiore. Gli ho dovuto dare tutto, anche l'anello di Angie. L'ultima volta quando ti ha scritto? A marzo. Una lettera tutta segnata dalla censura. Gliela faccio leggere, mamma. Nika, va a prendermi la borsa. E ha notizie di suo marito. Gli permettono di scrivere da Sachsenhausen. Sì, scrive in modo da non infastidire la censura. Dice che i pasti sono abbondanti, che sta bene e che presto tornerà. E lei a queste cose non crede? Ma... sì. Ho un brutto presentimento. Ah sì? Sarebbe? Ci trattano troppo bene ultimamente. Ci hanno anche permesso di celebrare il Natale. Non parlare con nessuno di questo. Quel sottotenente ha provato a impiccarsi ieri. Sono tutti in pessime condizioni, dobbiamo dare l'esempio. Per quanto tempo? Sicuramente l'Inghilterra e la Francia interverranno. Non possono abbandonare 20.000 ufficiali in mano al nemico. Cannoni, carri armati, si possono ricostruire. Ma un esercito di ufficiali addestrati non è rimpiazzabile. E se i compagni ci facessero fuori proprio per questo? Facciamoci coraggio, tenente. Non hai un bel aspetto ultimamente. Ho dolore ai reni e sento freddo. Tieni, è per te. Un regalo. Come? E tu? Oh, io ne ho un'altra. Me l'ha fatta mia madre, come quando andavo a scuola. Ci ha richiamato su anche il mio nome. Ah, grazie, Yashi. Qualche giorno e te la rendo. No, puoi tenerla, io ho l'altra. Mamma, il signor Vjeslav ha portato un pacco per lei. Buongiorno, signora Janovic. Buongiorno. Dalla Germania. Ho bisogno di una sua firma. Scusi un momento. Qui. Grazie, buongiorno. Aspetti un istante. Oh, no, no, lascia andare per questa volta, signora. Con permesso. Leggila tu. È dal campo di Sachsenhausen, il comandante del campo di Sachsenhausen. È spiacente di dover informare che il giorno 4 marzo 1940 è deceduto
nella sua cella a causa di un vecchio difetto al cuore evidentemente trascurato. Il professor Yan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis. Ego te absolvo ab omnibus censuris et a peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tieni. Grazie, Iegi. Cos'è quella lista? I nomi di quelli che hanno portato via. Li ho segnati tutti dal primo trasporto, quello del 3 aprile. Uomini che scompaiono. E le famiglie aspettano invano. Sai come si dice? Scripta manent. I bottoni. Di noi rimarranno i bottoni. Chissà dove ci portano. Forse in paesi neutrali. Cosa te lo fa pensare? Ci hanno fatto il vaccino contro il tifo e coi sovietici questo significa che il viaggio è lungo. Внимание! Будучи дать следующие фамилии. Польский Андрей Янович, рожден 1897 год рождения. Hanno letto il tuo nome. Вавжиняк Владислав Людвигович, 1890 год рождения. Рублевский Антон Михайлович, 1891 год рождения. Свекельский Мауриций Гжигожевич, 1883 год рождения. Пашковский Петр Павлович, 1910. С вещами на выход! Эй, Орест. Еджи, non preoccuparti. Questo non è l'ultimo trasporto, tu verrai col prossimo. Io intanto ti preparo il posto. Adam Tadeusz Franciszkiewicz, 1893 год рождения. Zawadzki Stanisław Rostykorek, 1903 год рождения. Skierski Maurycy Grzegorzowicz, 1883 год рождения. Waszkowski Piotr Pawłowicz, 1910 год рождения. Лутман Вячеслав Йосифович, рожден 1890. Буковский Казимир Тадеушев, рожден 1905. Олшинский Артур Ганович, рожден 1902. Высоковский Игнатий Брониславович, рожден 1893. Миневич, паспорт Путина. Богожельский Борис Григорьевич. Богожельский Вячеслав Петрович. Богош Мартин Янович. Радоберский Осип Дмитрович. Szemkiewicz Zygmunt, maggiore medico. Rinvenuta una lettera del Dipartimento della Salute. Zajączkowski Roman, ingegnere civile. Rinvenuti i documenti di lavoro. Danda Antoni, grado militare non identificato. Segretario amministrativo a Cracovia. Rinvenuta una lettera. Dottor Becker.
capitano medico. Marecki Ferdinand. Rinvenuti tessera scolastica e un telegramma. Vaskovski Edmund. Nato permesso. A Kalish. Permesso. Nel 1903. Fatemi passare. Permesso. Legale. Dobrovolski Maria. Tenente pilota. Ingegnere meccanico. Alla Gazzetta di Cracovia. Sì. Rinvenuto libretto di lavoro. È l'ultima copia. Jakubovic Stanisław. Tenente. Nessun oggetto personale rinvenuto. Deszka Władysław. Cartografo. Data di nascita 2 marzo 1892. Kaczmarek Stanisław. Sottotenente pilota. Rinvenuti porto d'armi e un biglietto da visita. Martin Piotr. Ingegnere. Rinvenuto un certificato di vaccinazione di Kozielsk. Daszkiewicz. Sottotenente. Rinvenuto documento d'identità. Lewinski Mikał. Ufficiale della riserva. Farmacista. Sottotenente. Lui non c'è. Non c'è. Non si possono perdere marito e figlio insieme. Dio non può volerlo. Non può volerlo. È così. Mio figlio non c'è. Il suo nome non c'è. Quello che non capisco è come mai? Come mai non si è nascosto? Come mai non è fuggito? Hai detto che avrebbe potuto farlo. Perché non hai provato a convincerlo? Dio sa quanto ci ho provato. Se lì ci fosse stata. Non sarebbe servito a nulla. Angel ha per l'uniforme la stessa devozione che aveva suo marito per l'università. Lo so, però mio figlio doveva salvarsi. Doveva capire che lui era importante. Mamma pensa che non glielo abbia detto. Che per me lui non è importante, è questo che pensa. Se si fosse sentito importante, lui forse. Non lo so. Forse lui non avrebbe abbandonato te, la bambina, me... Mamma, perché parla come se lui fosse già morto? Su quella maledetta lista non c'è il suo nome. Ma su quella maledetta lista c'è il nome di quel tenente, Jerzy, e del generale, e degli altri ufficiali. E con questo? Angel, il suo nome non c'è. Perché non vuole credere che si può essere salvato solo lui? Io ci credo perché lo sento. Sento che Angel è vivo. Mamma, io so che è impossibile che gli sia successo qualcosa, perché lui è una parte di me. Sì. E nessuna parte di me è morta. Sì. 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 Capitano, rinvenuto stato di servizio. Mickiewicz Modrowasz Henryk. Generale, rinvenuta una fotografia. Mamma, è arrivata una lettera. È ufficiale dalla Germania. Propaganda Abteilung. Che cosa possono volere da te? È riguardo alla lista di Katyn. Una convocazione dei parenti. Andiamo. Ich als Stellvertreter unseres Führers Adolf Hitler spreche Ihnen, Frau Generalsgemahlin, unser tiefes Beileid wegen der Tragödie um den Tod Ihres Ehemanns und Generals aus. A nome del Führer Adolf Hitler sono qui per esprimere le mie più sincere condoglianze per la grave tragedia che ha colpito suo marito, il generale. Es ist ein in der Geschichte beispielloses Verbrechen, was an polnischen Kriegsgefangenen von den Sowjets in Katyn verübt wurde. Il massacro dei prigionieri polacchi a Katyn compiuto dai soldati sovietici è da considerarsi il crimine più efferato della storia. Il Führer ha ordinato che le venga consegnata questa medaglia via tutti i militari ritrovata vicino al corpo del generale. Grazie. Peter, controlli il contenuto di questa dichiarazione e poi la legga ad alta voce. Avendo appreso del ritrovamento delle salme...
degli ufficiali polacchi, tra cui quella di mio marito. Io, in qualità di moglie del generale, chiedo che gli assassini sovietici vengano puniti. Das Gespräch wird aufgezeichnet. La conversazione verrà registrata. Se ho capito bene, è già scritto tutto qui. Le mie domande e le vostre risposte. Bitte lesen Sie das vor. Sì, esatto, la prego, legga solo ad alta voce. Prego, può cominciare. Prego, può cominciare. Jetzt lesen Sie endlich! Signora, questa dichiarazione per noi è utile tanto quanto lo è per lei. O vuole che le lettere di sua figlia le vengano recapitate ad Auschwitz? Signora, mi segua. Tocca, bleib hier. Mamma! Setz dich! Mamma, non lasciarmi qui, ti prego! Peter, mamma. Aspetta, venga con me, andiamo. Peter! Na tylach frontu w rejonie Smoleńska. Las z grozy pod Katyniem, miejsce straszliwego mordu masowego. Tutaj kasi z Kremla kazali oddziałom egzekucyjnym GPU wymordować w bestialski sposób 12 tysięcy wziętych do niewoli oficerów i podoficerów byłej armii polskiej. Niemiecka komisja lekarska wspólnie z polskim lekarzem zakładu medycyny sądowej doktorem Praglowskim stwierdza typowo bolszewicki sposób mordowania – strzał w potylicę. Miejsce wylotu kuli znajduje się na czole albo w górnej części czaszki ofiary. Ksiądz kanonik Jasiński odprawia egzekwię nad otwartymi grobami masowymi. Nad grobami ofiar rozsypuje się symboliczną garść ziemi z generalnego gubernatorstwa. Wszyscy ci polscy oficerowie zostali zamordowani na wiosnę 1940 roku. Wśród ofiar znajdują się liczni generałowie polscy. Tutaj widać, jaki los groził wszystkim narodom europejskim ze strony bolszewickiej zarazy morderczej. Lecz żołnierz niemiecki swoją bohaterską postawą zabezpiecza nasz kontynent. Per completare la lista delle persone già identificate, membri dell'esercito polacco, assassinate dai bolscevichi, mamma, aggiungiamo i nomi delle altre vittime. Mamma. Rocek Bronisław, tenente, mezzo di servizio, tra colori datata 4 aprile 1940. Rosbitsky Piotr, luogotenente della riserva, reclutato documento di identità. Rusakiewicz Edward, grado militare non identificato. Rinvenuta una fotografia. Savchinsky Włodzimierz. Nienawistna flaga kiślerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów polskich. Che è arrivata! È venuta a trovarci Stasha! Oh, che eleganza! Stasha!
Visto, siamo ancora vive. Sì, siamo ancora vive. Siediti. Eravamo preoccupate per te. Beh, non è stato facile. Mi sono dovuta nascondere con mio marito in mezzo ai boschi. Era nell'armata popolare. Possiamo aiutarti in qualche modo? No, grazie. La mia vita adesso è cambiata. Edek, mio marito, ora è un uomo importante. Nel ripostiglio ci sono ancora delle cose tue. Eva va a prenderle. Il baule. Signora, ecco, io volevo... Di sicuro lei ricorderà. E volevo restituirgliela. Le avevo promesso che l'avrei conservata. E così ho fatto. Ecco. Stasha, che cosa ci hai portato? È la spada del babbo. Molto gentile, Stasha. Beh, io vado. Stasha, il tuo baule. No, no. Quello potete darlo alla Croce Rossa per i poveri. Mio marito è stato nominato prefetto a Piotrków. Bene, ora vado. Credevo avessi deciso di riprendere servizio lì. Ma che dici, Edek? È da quando è iniziata la guerra che non vedevo la signora. La signora sei tu ora, sei la moglie di un prefetto. Avanti, sali. Prego, si accomodi, signora. Ajay? Babbo! Nika! Ajay! Nika! Com'è cresciuta? La perdoni. È che vorrebbe tanto rivedere suo padre. Perdoni me per averla illusa. Ma il suo volto... Si ricorda di me. Lei è Jerzy, il tenente del reggimento di mio figlio. Ora sono maggiore, ma sono io. Ma io credevo che lei fosse morto. Il suo nome era sulla lista, il grado, tutto sì, corrispondeva. Sì, ma è stato un errore. Come vede, sono vivo. E dov'è Andrzej? Ha notizie? Sa qualcosa di lui? Purtroppo... L'ultima volta l'ho visto nel 40, quando lo hanno trasferito in un altro campo. Ah. Questo significa che... non si può dire che se hanno commesso errori, nulla è mai certo. Lei è vivo. Anna ne sarà felice. Sarà qui a momenti. Le ho portato un po' di conserva, spero vi sia utile. Grazie.
10. Ma il suo nome era sulla lista di Katyn. Lo so. E sono venuto per... Questo è per lei. Grazie. Lei è vivo. E Angie dov'è, lo sa? Il suo nome non è sulla lista. Ci sono io al posto suo. Che cosa significa? Il capitano indossava una maglia con il mio nome. Oh mio Dio. No. Anna, non vuol dire nulla. Bisogna avere... Che cosa? Speranza. Sono 5 anni che vivo nella speranza. Non parli a me di speranza. È venuto qui per dirmi che mio marito è morto. È così? È questo che vuole dirmi? Che Angie è morto? Sì. Detto che Angie è morto. Signora Greta. Gli agenti dell'NKVD sono entrati qui. Li hai visti? Sì. Sta calmo. Se ci scoprono, quelli ci portano via. Quelli ci portano via in ogni caso. Nascondete tutto quello che potete. Fate presto. Che cosa fa qui? Ha un mandato? Devo vedere il professore. Ho un appuntamento. Professore, dice di avere un appuntamento con lei? No, non mi sembra. Ha un mandato? Maggiore? Non si ricorda di me? Yeshi. Perché è venuto qui? Con questa uniforme. Volevo seguire il generale Anders. Sarei già a Londra a quest'ora se non fossi arrivato tardi. Professore, sono qui in forma privata. Lei sa che il mio nome è sulla lista di Katyn? Io non ricordo la lista a memoria. Mi perdoni. Gli oggetti con il mio nome appartenevano al mio capitano. Solo per questo sono venuto. Penso che alla sua famiglia farebbe piacere riaverli prima che li archiviate. Non le è capitata una busta con il mio nome? Non me lo ricordo. Quanti nomi di suoi ex allievi può aver trovato qui? Decine e decine, signor Maggiore. Capisco. Questo è l'indirizzo della moglie del capitano. Se dovesse trovare qualcosa... Non si fida di me, ma questo non c'entra.
col fatto che sono sopravvissuto, che indosso una nuova uniforme in una Polonia nuova e lei no. Questo non c'entra. Per lei sono solo documenti, ma per la signora possono essere reliquie. Ah? Постановлением Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была создана специальная комиссия для установления обстоятельств расстрела немцами военнопленных польских офицеров в Катынском лесу. Каждый труп подвергался тщательной, подробной судебно-медицинской экспертизе. Убийство выстрелом в затылок. Излюбленный метод гестаповских убийц. По состоянию трупов, мозга и одежды можно судить, что расстрелы военнопленных поляков производились не раньше осени 1941 года. С циничной деловитостью совершили немцы это массовое убийство. Входные и выходные отверстия пуль на всех черепах однотипные. Так расстреливали они и военнопленных поляков. Делегации частей 1-го польского корпуса в СССР пришли отдать последний долг своим братьям. После панихиды ксёндз обратился к воинам с проповедью. Пусть же пролитая польская кровь будет залогом возрождения нашей свободной Родины. Succede? Sono menzogne. Sono tutte menzogne, ha capito? Venga con me, signora. Sono tutte menzogne. Signora Ruja. Come fa a conoscermi? Sono stato nominato ufficiale da suo marito. Ero lì con lui, un anno fa. Dove? A Katyn, quando i sovietici ci hanno portato a vedere le fosse. Per quale motivo? Stalin aveva bisogno di noi, gli ufficiali del primo corpo, perché testimoniassimo dell'imparzialità delle loro indagini. E? E lo abbiamo fatto. Sono tutte menzogne. Sa bene che sono menzogne. Avevano dei testimoni oculari. I sovietici, maggiore. Devono raccontare fandonie per nascondere quel crimine, ma lei non deve. Signora, non... Lei non può. Ho visto i corpi dei miei compagni di prigionia a Kozelsk. Li guardavo senza poter credere di essere vivo. E avrei dovuto essere lì con loro. Lei avrebbe dovuto, mio caro maggiore, testimoniare la verità. Sì, e potrei spararmi un colpo in testa anch'io. Sì,
saluta gli assassini come fossero i vincitori. Che differenza fa se sono stati i sovietici o i tedeschi? Comunque i morti non resuscitano. Dobbiamo sopravvivere. Perdonare. Dobbiamo vivere. È proprio come loro. Forse pensa in modo diverso, ma agisce allo stesso modo. E allora che importa se lei pensa in modo diverso? Cosa da bere? Signorina, da bere per me è il mio maggiore. Ho frio. Stavo congelando là fuori. Se fuori a congelarti in città danno la prima di un film sovietico. Cosa? Non hai sentito della grande tragedia? A Katyn hanno ammazzato solo alcune migliaia di nostri ufficiali. Di che stai parlando? Brindiamo alla vittoria dei nostri assassini. Ieri! Sei impazzito? Di che diavolo parli? Della verità storica, di questo parlo. Signorina, versi da bere per tutti. Il mondo non sapeva cosa pensare di questo crimine. Circolavano voci assurde, terribili, che non si sapeva chi, che non si sapeva come, quando, perché. Yeshi. Ma è chiaro che... Yeshi, vieni, andiamo. Sono stati i tedeschi. È i ubriaco. Tedeschi nel 41 hanno assassinato tutti con un colpo solo. Yeshi, sparato finissima. Alla nuca. Qui. Basta. Perché? Perché sei ubriaco. Signorina. Fermo, no. Per loro voglio pagare io. Su, vieni, usciamo. Sei ubriaco. Ascolta. Non possono farci tacere per sempre. Sai quello che dici? Sei ubriaco. Proprio per questo che parlo. Idiota. Non dirmi che non so quello che dico, perché qui lo sapete tutti. Tutti. Tu. E tu. E tu. Fuori. Vattene. Il sangue della foresta di Katyn urla. Signorina, un altro bicchiere, grazie. Soldati assassinati senza pietà. Prima ammassati in fosse comuni e poi dissepolti come i cadaveri dalle iene e dagli sciacalli. I nostri fratelli gridano, chiamano tutto il mondo per il terribile crimine tedesco. E per la terribile ignominia tedesca, e per la terribile ignominia di coloro che hanno sposato la menzogna del nemico, che non hanno esitato a prender parte all'abominevole commedia come quella che hanno inscenato i tedeschi a Katyn nel 43. Quando marcerete verso Occidente, quando colpendo il nemico al petto, a denti stretti direte... Come si chiama lei? Tenente Kling. Sarà il testimone, caricatelo. Veloci, forza, forza, veloci, forza!
Agnieszka, ho temuto di non rivederti più. Le notizie giunte dalla resistenza facevano pensare che nessuno fosse riuscito a salvarsi. Io ci sono riuscita. Grazie a Dio. Mia sorella mi ha detto che mi stava cercando. Avevo chiesto anche a lei di venire, ma a quanto pare non c'è. E non verrà mai. E non la vedrà più neanche in chiesa. La deluderò. Ma anch'io ormai non ho più alcuna voglia di pregare. Io ci sono stato. Dove? Ero lì nel 43 quando hanno riaperto le fosse di Katyn. Questo rosario di fronte ai miei occhi è stato tolto dalle mani di tuo fratello. Sta dicendo che l'ha riconosciuto. Dai, resti. Come? Dal libretto di servizio. Lo aveva indosso. Non volevo che apparisse così serio. Questa foto l'abbiamo scattata quando è stato promosso tenente. Mio fratello non era ufficiale di professione. Era un ingegnere meccanico. Aveva progettato un nuovo modello di aereo sportivo. E che in questa foto sembra così cupo. E io vorrei che apparisse più allegro come era lui. Posso? Purtroppo non ho altre sue fotografie. Cercherò di fare in modo che appaia più sorridente. Però questa fotografia è davvero molto bella. Anzi, volevo chiederle se posso farne una copia per me. Sì. Se vuole. Grazie. A noi non ha portato fortuna. Bene, farò tutto il possibile. Allora, sarà pronta per domani. Mi scusi ora. Tadeusz. Zia Anna. Tadeusz. Zia Anna. Tadeusz. Zia Anna, come stai? Sei proprio tu. Non riesco a crederci. Sei così cresciuto che quasi non ti riconoscevo. Oh, signore. E la mamma? I notizie della mamma? No, da quando l'hanno presa no, ma pensavo che tu forse... No, ho spedito tante lettere, ma nessuna risposta. E del babbo, hai saputo? È sulla lista di Katyn. Coincide tutto, grado, numero... A domani. A domani? Ma dove eri finito? Sei rimasto tutto questo tempo a casa dei tuoi zii? Sì, sì, quando hanno preso la mamma e Alinka sono rimasto con mio zio. Certo, dove potevi andare? Ho lavorato un po' in fabbrica e come ho compiuto 17 anni sono andata a Kielce. A Kielce o in montagna? Né a Kielce né in montagna, zia. Tadeusz. Centoventuno. 122, 123. Grazie. Отлично. Товарищи, Катерина, вашему мужу будет ревновать, увидя ваши фотографии. Моя мама будет гордиться, увидя меня в мундире. Vieni. Coraggio, vieni, Тадеуш. Signor Władysław, lui è mio nipote Tadeusz. È venuto per fare una fotografia. Per servirla!
Di che formato la desidera? Come quelle per i documenti. Perché ho letto sul giornale che aprono l'Accademia delle Belle Arti. E beh, ho pensato che era un'occasione per ricominciare. Certo. Ho pensato all'Accademia perché mi piace molto disegnare. Ecco, guarda, zia. Oh, bene, signora Anna. Finalmente abbiamo di nuovo degli studenti in Polonia. E anche molto bravi. Prego, mi segua. Si sieda lì. Un po' più a sinistra? La mia a sinistra, la sua a destra. 121, 122, 123. Qui agli studenti è proibito fumare, signore. Mi scusi? Ha combattuto per la resistenza? Sì, ma c'è stata un'amnistia. Vedo che ha frequentato le scuole clandestine. Quindi prima lei dovrebbe passare al corso liceale e dopo i corsi intensivi provare subito a dare l'esame di maturità. Siamo d'accordo? Sì, signora direttrice. Molto bene, prego. Grazie. Qualcos'altro? Perché mi fissa così? Beh, perché io l'ho già vista. E dove mi ha vista? Su una foto, allo studio fotografico. Lei era con un ragazzo e una ragazza vicino a un aereo. Lui aveva l'uniforme da pilota. Quale studio, dice? Vicino alla piazza? Sì. Direttrice, mi scusi. Sì? Venga qui, per favore. Arrivederci. Un istante. Sì? Vedo che qui abbiamo un piccolo problema. Ossia? Per suo padre. Non capisco. Cosa ha scritto qui? Non è chiaro? Assassinato dai sovietici a Katyn nel 40. Per essere ammesso all'esame devo mentire sulla morte di mio padre. Le chiedo solamente di essere ragionevole. Nei boschi ragionevoli sono finiti nelle fosse. Qui non siamo nei boschi. E i tedeschi ormai non sono i suoi nemici. Questo, direttrice, è tradimento. A me interessa solo che superi l'esame di ammissione. Questo paese ha bisogno di essere ricostruito. Chi lo farà se qui vi fate ammazzare tutti? Per favore, ora corregga la sua domanda. La prego. Signori, non si può cambiare la verità. Allora, che facciamo con questo ragazzo? L'atteggiamento nei confronti di Katyn è una dimostrazione di lealtà nei confronti dell'Armata Popolare, no? Io lo prendo. Dopodiché, sarà compito suo renderlo più ragionevole. Del resto, segue lei le classi del liceo, giusto? E se ci sarà una Polonia libera? Non ci sarà una Polonia libera. Mai. E cerchi di non dimenticarlo, la prego. Mai. Non conosco Cracovia. Dove posso nascondermi? Avete visto un ragazzo con la giacca marrone? No, no. Thank you.
Grazie, mi hai salvato. Hai strappato i manifesti, perché? Quando quelli mi sputano in faccia, io reagisco, è più forte di me. Oh, scusami, Tadeusz. Eva. Vieni. Via libera. Ci rivedremo? Non lo so. Io sono sicuro di sì. Te lo dico io, è destino. Può darsi, se tu lo pensi. Allora vediamoci. No, io non lo penso. Io lo voglio. Anch'io. Tutto il mondo ride. Mai stata al cinema in vita mia, lo sai? Stai scherzando? Non dirmi che non hai mai visto neanche quello di Disney, La Bella Addormentata nel Bosco, sì, eh? Ma quello non conta. Che io non ci sono mai andato con una bella ragazza. Allora, domani al cinema? Alle 6? D'accordo. È proprio sicura? E allora mettiamoci al lavoro. Lei mi salva la parte. Senza capelli non si fa nulla, nessun personaggio. Lo sa che quelle tedesche che lavoravano al teatro durante l'occupazione hanno portato via tutto, anche le parrucche. Non hanno lasciato nulla. Facciamo una bella treccia. No, a me piacciono molto più sciolti sulle spalle. Del campo non mi vogliono più crescere. Auschwitz mi ha conciata così. Peccato tagliarli. Suo marito lo sa? Lei faccia il suo lavoro. Non si preoccupi, tornerà. Tornerà. Non perda la speranza. Ieri da noi è tornato il macchinista al teatro e tutti che lo credevano morto. Perché vivere con tutto questo male intorno? Vera infelicità sarebbe se mio fratello rimanesse senza tomba dopo morto. E il resto? Il resto è per me indifferente. Tu mi ritieni folle? Come essere giudicata folle dinanzi al tribunale della follia?
Chi porta la parrucca fatta coi capelli di un altro prende anche il suo destino. Non lo auguro al mio peggior nemico. Ecco, li conti. Vuole guardare? Mi scusi, cerca qualcuno? Sì, avevo un appuntamento col canonico. Non c'è ora. Allora aspetto. Lo hanno portato via questa notte. Portato via? Questa notte? Proprio questa notte. Nel 43, quando i tedeschi hanno dissotterrato i corpi a Katyn, il canonico era presente e ha celebrato una messa. C'erano anche esponenti della commissione della Croce Rossa, tutti arrestati. Senta, io ho portato con me la lapide di mio fratello. Aveva già preso accordi con il canonico? Sì. Tenente pilota. Morto a Katyn nella primavera del 1940. Io non posso mettere questa lapide qui in chiesa. Ero convinta che i luoghi sacri fossero differenti dagli uffici pubblici o dai giornali. Quelli che hanno arrestato il canonico hanno detto che conoscono tutti i nemici del potere del popolo, a cominciare da Nostro Signore. Eppure sono stati sovietici nel 1940. Lo sanno tutti. Lei deve acconsentire. E ha pensato ai vivi? Ha pensato a quanto possa influire quella lapide appesa in chiesa sulla sorte del canonico? La porti via subito. Cosa intendi farci? Metterla sulla nostra tomba, in attesa che venga appesa in chiesa. È molto che non mi dai tue notizie. E allora? Con tua sorella potresti farti viva ogni tanto. Avevamo anche un fratello, l'hai dimenticato? No, non l'ho dimenticato. Allora aiutami. Di chi hai paura? Tu lo sai che non posso. Iscriviti al partito e potrai. Agnieszka, non è così. È diverso, nessuno verrà a liberarci da loro, non in questa vita e neanche in quella dei nostri figli. Tu ti sei già iscritta. A te la resistenza non ha insegnato proprio niente. Non riuscirai a cambiare questo mondo. Possiamo scegliere di farci deportare, oppure di farci ammazzare. Oppure di provare a far valere qui quel tanto di libertà che ci è concessa. Quel tanto di identità polacca che ci è concessa. Sei troppo intelligente per non capire questo. Tu sei riuscita a trovare il tuo posto in questo nuovo mondo. E io invece sono rimasta in quell'altro, là dove è Piotr. E se devo scegliere, rimango con lui. Tu scegli i morti e non è ragionevole. No. Io ho scelto le vittime e non i loro assassini. Quanto tempo ci vuole? Per il lavoro una ventina di minuti e poi non lo so. Non capisco. Ha chiesto quanto ci vuole, gliel'ho detto.
Fate quello che dovete. Qualcuno mi ha detto che sta cercando di diffondere false informazioni su Katyn. Non so cosa lei intenda per false informazioni. Per me è sicuramente vera la lettera scritta da mio fratello da Kozelsk, il 6 aprile del 40. Sa bene che sono stati i tedeschi. Lei al cimitero voleva mettere una lapide con scolpita una falsa data della morte di suo fratello. Vuole calunniare i nostri compagni sovietici? Io voglio soltanto la verità. Oh, ma la verità è nota a tutti. Da un lato i sovietici accusano i tedeschi, dall'altro i tedeschi accusano i sovietici. Ancora oggi il governo polacco non ha chiarito la vicenda. Mani ferme sul tavolo. Insomma, come può dire che cerco di diffondere false informazioni su Katyn? Allora accetterà di firmare la dichiarazione che Katyn è un crimine tedesco? No. Chi combatteva durante la resistenza? È scampata per miracolo. E ora non vuole più vivere nel suo paese? Perché lei vive nel suo paese. E lei vuole vivere? Maggiore, senta. Prima i tedeschi con me ci hanno provato per 5 anni. E ora lei, in 5 minuti. Abbiamo molto più tempo dei tedeschi. Sì, forse. Solamente una domanda. Dove sono ora? In Polonia. Portatela via. Nika, Nika, apri la porta, c'è il babbo. No, mamma, ti è sembrato di nuovo. Apri. Desidera? Ho questo per lei. Sì? Alle famiglie non consegniamo mai gli oggetti di Katyn, soprattutto ora. Ma appena ho saputo di quel maggiore... Quale maggiore? Il maggiore che ha pregato di portarle questa. Lui si è sparato. Come? Lui si è sparato. Così ho deciso di portargliela. Kozelsk, 7 aprile 1940. Da 2 giorni hanno cominciato a trasferirci. Dove e per quale motivo non si sa. Dopo la perquisizione alle 16.55, 14.55, ora polacca, abbiamo abbandonato i muri e i fili spinati del campo di Kozelsk. Ci hanno fatto salire su delle carrozze di prigionia. Non ho mai visto in vita mia vagoni del genere, ma dicono che in Russia il 50% dei vagoni per il trasporto delle persone sono carrozze di prigionia. Ore 8.30, partenza dalla stazione di Kozelsk, direzione ovest. Ore 9.45, stazione di Elnia. Con me ci sono ancora un maggiore, un colonnello e alcuni capitani, in tutto 12, e lo spazio è per 6 persone al massimo. Da alcune scritte che abbiamo trovato, sappiamo che dobbiamo scendere dopo Smolensk, 10 chilometri circa.
Vedremo. Stiamo andando a Smolensk. Stazione di Gnezdovo. Tenente pilota. Primo reggimento aereo Denbin. 10 aprile. Anno 1940. Alle 4:45 del mattino sveglia. Ci fanno scendere dalle carrozze di prigionia. Dobbiamo andare da qualche parte in auto. E poi? Arrivo a Gnezdovo. 402 chilometri da Mosca. Vedo delle camionette e un furgone merci. Армейский чин. Документы генерала. Рожденного 2 апреля 1892 года. Согласен. Согласен. Забрать. Следующий.
5 del mattino. La giornata, fin dall'alba, è iniziata in modo insolito. Ci hanno caricato su una vettura cellulare e portato da qualche parte, nella foresta, in una specie di casa di villeggiatura. Qui siamo stati perquisiti a fondo. Mi hanno chiesto dell'anello che non hanno trovato. Mi hanno tolto la cintura. Mi hanno preso l'orologio che segnava le 8:30, 6:30 ora polacca. Che ne sarà di noi? Si è fatta la tua volontà. Come c'era così in terra? Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi. Rimetti a noi.